Le previsioni di orario della vigilia sono saltate tutte. L'incontro tra la ministra Lamorgese, che è arrivata qui alla prefettura di Caserta intorno alle 9.45, e i componenti del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblici provinciale e poi con i sindaci dell'Agro Aversano è durato molto di più dell'ora programmata. Mentre vi parliamo, alle nostre spalle la conferenza della ministra è ancora in corso. Sono stati affrontati quasi tutti i problemi del casertano, dalle infiltrazioni nel tessuto economico ovviamente della camorra, anzi con la crisi attuale, ha detto la ministra, le infiltrazioni e soprattutto l'usura è aumentata, anche se le denunce sono sempre pochissime. Si è parlato ovviamente della terra dei fuochi. Terra dei fuochi, secondo i dati in possesso del Ministero, che sarebbe sotto controllo, nel senso che rispetto all'anno precedente i roghi fino a questo momento in tutta la terra dei fuochi sono 612 e solo praticamente 75 quelli della provincia di Caserta rispetto allo scorso anno, che erano molto di più. Ovviamente poi si è parlato di alcune zone, in particolare si è parlato di Castelvolturno, definita un laboratorio criminale dove ovviamente ancora resistono sacche di delinquenza organizzata e non, e in particolare proprio su Castelvolturno abbiamo rivolto al Ministro la domanda, cioè se sia il caso, in una situazione di terremoto urbanistico-sociale così come vi fu nell'80 il terremoto geologico, di dotare questa cittadina di poteri e mezzi straordinari per affrontare la situazione. La ministra ha risposto che ovviamente ci penserà, che non è una soluzione d'alloggi, poi ha aggiunto: convengo con lei che è un problema che non può essere affrontato ovviamente soltanto dal sindaco, su questo non c'è dubbio.